Operazione One Day, con la quale i carabinieri di Lanciano insieme ai colleghi di Cerignola hanno arrestato i componenti di una banda di pugliesi, tre persone, ritenuta la banda colpevole di aver fatto esplodere, possiamo dire, la filiale Beeper di Fara San Martino. Come siete arrivati all'arresto? Sì, possiamo dire la filiale Beeper, sì, in quanto l'esplosione è stata effettivamente disastrosa rispetto a quella che probabilmente erano le aspettative degli stessi malviventi. Solitamente serve per far detonare il bancomat, quindi esclusivamente quello, e quindi prelevare il denaro. Non sono riusciti in questo perché l'esplosione troppo forte ha fatto sì che il denaro si espandesse in tutta l'area, e quindi non hanno fatto in tempo a raccoglierlo e sono stati costretti a fuggire, anche in virtù del fatto che qualche residente dopo il boato è uscito, insomma, e li ha visti, e quindi sono fuggiti a bordo di questa Fiat Panda di colore bianco che avevano rubato la stessa notte e che poi abbiamo rinvenuto noi successivamente abbandonata nella zona di Altino. E grazie a questo video, che è stato girato nell'immediatezza, siamo riusciti a estrapolare delle immagini con delle fattezze fisiche che poi abbiamo confrontato con altre immagini più chiare, più nitide, quelle girate presso l'ospedale di Vasto. Perché l'ospedale? Perché nella stessa notte un ragazzo è stato accompagnato all'ospedale di Vasto da alcuni amici in fretta e furia, l'hanno abbandonato lì perché era ferito da una scheggia metallica, come risulterà successivamente, quindi sicuramente una scheggia dovuta all'esplosione. Da questo abbiamo poi fatto ulteriori confronti, approfondimenti investigativi, sia con le immagini, come dicevo prima, sia con le tracce rinvenute sui due veicoli, quello rubato e quello pulito, con il quale poi successivamente sono stati visti andare verso Foggia, diciamo, verso la Puglia. E insieme ai colleghi, appunto, della compagnia di Cerignola e di Foggia, siamo riusciti nella stessa giornata a rintracciare e a generalizzare tutti e tre quelli che avevano partecipato al colpo. Nella fattispecie uno di essi è stato perquisito, appunto, anche dai colleghi di Foggia, trovato in possesso di alcune banconote verosimilmente riconducibili al fatto, di una pistola per il quale è stato tratto anche in arresto, e degli indumenti utilizzati per effettuare quel colpo. Ovviamente da questo si è chiuso il cerchio, abbiamo riportato il tutto alla magistratura, che ha emesso un provvedimento di custodia cautelare per tutti e tre. Uno è stato eseguito ed è stato accompagnato al carcere di Vasto, gli altri due sono stati ai domiciliari,